Ben ritrovati con la seconda edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Questo è un aggiornamento di oggi 30 agosto 2020. Coronavirus, lieve calo dei contagi, più 1.365 in 24 ore ma con 20.000 tamponi in meno, 4 morti, salgono i ricoveri. Sono 86 le persone in terapia intensiva, un più 7, mentre arrivano a quota 1.251 quelle ricoverate con sintomi, un più 83. Il maggior aumento di contagi è in Campania, più 270 nelle ultime 24 ore. Seguono la Lombardia con più 235, il Lazio con più 156 e poi Emilia, Romagna e Veneto, entrambe con 109 casi in più. Crollo dei test in Veneto, 10.000 in meno rispetto a ieri. A fuoco una barca carica di migranti al largo della costa di Crotone, 4 morti, feriti 2 finanzieri, si cercano altri dispersi, si temono altre vittime. Capitaneria e Guardia di Finanza stanno recuperando le persone finite in mare e anche un aereo della Guardia Costiera sta partecipando alle operazioni di soccorso. 5 profughi sono stati trasferiti in ospedale, 2 hanno gravi ustioni sul corpo. Albero cade su una tenda in un campeggio a Marina di Massa, morte 2 sorelle, donati gli organi della più grande. L'incidente è dovuto al maltempo, i carabinieri stanno ascoltando il titolare del campeggio in quanto persona informata sui fatti. Interventi di soccorso anche in molte zone del nord del paese. Continuano le ricerche del cercatore di funghi disperso nel Varesotto, uomo colpito da un fulmine vicino a Bergamo, è stata chiusa l'auto Brennero. Politici col bonus 600 euro, Tridico risponde alla Camera ma continua a prendere tempo. La Serracchiani dice audiremo il garante sulla privacy. La Commissione Lavoro della Camera aveva chiesto al Presidente INPS di fare i nomi. In una lettera interlocutoria lui scrive che l'Istituto ha sospeso ogni ulteriore attività di trattamento di tali dati e sta valutando l'ipotesi di differire la decisione dell'astensione o meno dei medesimi all'esito delle determinazioni del garante, che però aveva già chiarito che nulla osta alla pubblicazione. Referendum Carlassare dice se passa il no nulla verrà più cambiato, meno parlamentari, quel che conta è il loro rapporto con gli elettori. La costituzionalista dice il sì al taglio degli eletti è la strada per arrivare alla riforma elettorale, ora la rappresentanza è distorta, la scelta è delle direzioni dei partiti ed è verso questi che gli eletti si sentono responsabili. Se verso di noi non sentono alcuna responsabilità, di che democrazia stiamo parlando? Ha così espresso. Lezioni all'aperto o in serre, così si torna in classe, in sicurezza alle porte di Milano. Scelta per il Covid, ma occasione anche per didattica. La prima Lazio di Melegnano, fino a prima del lockdown, faceva lezione nei container per problemi all'edificio scolastico, ma gli spazi non erano sufficienti. Non cercavamo solo strutture, dice, ma anche occasioni per migliorare la qualità dell'insegnamento, lo spiega appunto la dirigente. Da qui l'idea di trasferire le lezioni negli spazi di Cascina Cappuccino. Cappuccina, 6 ettari di terreno a 2 passi da un'oasi naturale del WWF ospiteranno ogni giorno 2 classi. Bene cari amici, adesso passiamo la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti per le ultime informazioni riguardo il Friuli Venezia Giulia. Maltempo in Friuli Venezia Giulia, oltre 240 interventi hanno impegnato i vigili del fuoco di Trieste. Anche se nel capoluogo giuliano non ci sono state criticità particolari, le unità di soccorso di Trieste e Gorizia si sono attivate a supporto dei comandi provinciali di Udine e di Pordenone. Allagamenti, smottamenti e blackout si sono verificati in tutta la regione a causa delle intense piogge e le forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di alberi. Alcune frazioni sono rimaste al buio nelle zone di Cividale, Bertiolo e Faedis. Si sono registrate frane nella zona pedemontana, a Lauco, a Pontebba e a Bordano. Vicino a Udine sono stati segnalati diversi allagamenti nella zona di Baldasseria. Le previsioni non sono positive in quanto prevedono il passaggio di ulteriori perturbazioni con raffiche di vento forte e piogge intense. Continua il monitoraggio dei fiumi e degli invasi e le unità di soccorso dei volontari e della Protezione Civile
restano pronte ad intervenire. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, e con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.